Signori, questo mega unboxing sarà tipo eterno, ma soprattutto sarà composto di prodotti da voi. Abbiamo scoperto che siete tutti artigiani, tutti esperti in qualche materia specifica. Hanno fatto carriera, a differenza nostra. Succede. A 30 anni è normale prendere la propria vita in mano e, fare qualcosa. Non come noi. Dicevamo, il 90% dei prodotti di questo video è stato mandato da voi, l'altro 10% da Xiaomi. Che io considererei nostri fan pure loro. Infatti, primo prodotto è loro. Si tratta dello spazzolino Oclean X Pro Elite. Che sembra il ranking massimo di un videogioco competitivo. Che livello sei? X Pro Elite 2? io sono solo bronzo 4. È uno spazzolino elettrico smart. È programmato per dirti: coglione, lava i denti! Ne levati male, continua! 2 minuti almeno! Praticamente fa quello che fa il mio dentista tutte le volte che mi vede. Che figo! A differenza dei suoi concorrenti c'è anche lui l'applicazione, ma può essere controllato totalmente dal suo display touchscreen. Possiamo controllare la durata della spazzolata, l'intensità, le varie modalità e come ci siamo puliti bene la bocca e dove dobbiamo rispazzolare. Allora, che abbiamo? Carica batteria wireless, batteria che dura 35 giorni. Porca troia! E abbiamo 32 velocità differenti di spazzolamento. Adesso li proviamo tutti a 32. Velocità 1, vai! Ma è acceso? Raga, ma è super silenzioso. Cioè, tipo il mio è un motorino quando lo accendo. Vediamo se è un tagliaerba a velocità 32. Ma non cambia niente. Cioè, lo metti in bocca e non si sente niente. Cos'è questo? Questo invece è l'attacco a muro. Adesivo. Adesivo, sì. È magnetico. Sì, è magnetico. Ragazzi, questo era l'Oclean X Pro Elite. Se vi interessa, link in descrizione. Prossimo pacco. Fragile. Perché ha un buco in centro? Mi sono preoccupato di levare tutte le etichette con indirizzi di casa nostra, okay, per dire, okay. Ah, finalmente possiamo inquadrare tutto senza fare censure in post-produzione. Allora, Elisa, grafica e decorazione artistica. Su Instagram, jelly.art. Quindi ho capito cos'è. È una promessa mantenuta. Da voi? Perché fosse stato per noi, le cose sarebbero andate avanti per le lunghe. Per le lunghe. Ma non c'è una cosa sola camper, almeno 4 ce ne sono dentro. Questa è una cornice, è ok, va bene. Qui c'è scritto spawn, molto bene. Lo vogliamo far vedere subito? Il big contenuto lo mostriamo per ultimo. Allora, prima ci guardiamo cosa c'è in questo telephone. Voglio il predict, in che senso? Ma stiamo per caso parlando di Umbreon V-Max Shiny di Eevee Heroes fuori serie da 600 euro? Perché ci sono carte Pokémon? Oh, c'è un carte Pokémon, l'ho indovinato! Ma scusami, ma chi è che ci ha mandato sto pacco? Elisa! Cioè, cosa c'entra Elisa con i Pokémon? Non sto capendo! Cosa cazzo c'entra Elisa con le Haribo? Ci ha messo pure le Coca-Cole! Grazie! Ma bigliettino, camper, dimentichi sempre le formalità! Ciao ai noob, questo è un regalo per ringraziarvi tutti questi anni di intrattenimento. Sono felice di potervi essere d'aiuto, soprattutto dopo aver visto il video in cui facevate la somma di quanto speso per lo studio. Modesto parere, 140 euro di orologio mi sembra un po' scam. E il fatto che non sia neanche appeso è ancora più scam. Inoltre, vi lascio il mio biglietto da visita, sono laureata in Accademia di Belle Arti e attualmente iscritta a Psicologia, quindi qualora vi servisse una consulenza in un ambito o nell'altro, sarei lieto di aiutare. L'altro direi proprio di sì. Pensa, i nostri fan si laureano. Si laureano 2 volte. E noi qua a fare video su Fall Guys. Dissing a me stesso. Perché su Anub Gaming siamo tornati a fare Fall Guys. Questi sono dei boccali personalizzati per noi. Ma sono stupendi. Quello di Naruto è veramente fottuto. Che io pensavo che qua ci fosse Naruto di fronte, no? Perché dico qua di spalle, poi qua di fronte. Invece sempre di spalle. Bellissimo. Ah, è bello il concept di questo proprio. Qui? E questo è semplicemente Gengar, Gastly ed Haunter. Poi questa cosa non ho ancora capito cosa sia. Guardiamola. Oh. Ah, ok, la carta gigante di noi pochi allenatori. Disponibili su Federic, va bene? Ma signori, non è finita qua, perché è questo il prodotto speciale di Elisa. Oh, e voi, mio Dio, ma è fottuto benissimo. È fottuto. È in polistirolo. Quindi sì, orologio con 17, poteva farcelo lei. Non è un enorme cazzo. Signori,
è la nostra lapide di Fortnite. Va, stupenda. Questa è una promessa mantenuta. Da un fan. Perché se aspettate noi auguri. Noi facciamo le promesse e loro le mantengono. Dai, è così. A 100.000 like ci compriamo una lapide, ci incidiamo Fortnite e facciamo la foto. Questa è spettacolare. Grazie Lisa. Beh, sappiamo che se ci servono altre cose in polistirolo possiamo chiedere a te, magari questa volta pagandoti e non facendoci regalare le cose. Jelly.art per chi fosse interessato. Rimaniamo in tema regali. Questo pacco me lo inviano i ragazzi di Anime Project, che stampano su Forex cose tema anime. Poster. E siccome ultimamente ho visto e comprato tutti i manga di Jujutsu Kaisen, ne volevo uno a tema. Grandicello. Guardate che figo. E poi me ne hanno fatta un'altra anche, da tema Naruto. Vabbè, la scena, una delle scene più famose in cui gli ficca le dita in fronte e gli dice: tieni il mio occhio. Oh no, ma mi stai spoilerando! Come faccio? Non era ancora arrivato a quella puntata. Sai cos'è questo? Un elemento per prendere il bollino giallo nei video su YouTube. Complimenti, Giovanni. Ma il sangue è scurissimo, non si capisce sì, che sì, è sangue. Sì. Vaglielo a spiegare all'algoritmo. Comunque, questi qui suppongo siano gli adesivi per attaccarlo al muro dove vuoi. Stupendo, grazie mille. Vi lasciamo in descrizione tutti i loro social. Altro pacco! Questo personalmente è il pacco per cui ero più in hype. Fammi indovinare. Contiene qualcosa a tema Naruto? Cavolo, camper! Perspicace! No, non penso. Queste sono le mie capsule del caffè. Ma questo è un altro video. Camper, che pacco mi hai dato? Hai un tono, lo sei preso da solo. No, me l'hai dato tu, te lo giuro. Ma che cazzo dici? Mi hanno rubato il pacco di Naruto. Dicevamo, questo era il pacco per cui ero più in hype. Su Instagram mi ha contattato Ravo Customs, che è un ragazzo che produce scarpe personalizzate dipinte a mano. Wow, che figata! Nike Air Force One per Akatsuki. Crossover un po' particolare. Questa è roba da Swagdachi. Ciao Giovanni, grazie per questa opportunità. È stato un piacere creare questo paio per te. Volevo creare qualcosa di unico, spero di esserci riuscito. Per fare qualcosa di unico ho sborrato nella suola. Sorpresina. Suppongo mi abbia staccato tutti i loghi Nike. Perché sono tutti qua dentro i loghi da Nike. Che fine hanno fatto sulle mie scarpe? Guarda che disegni fottuti! Madonna, che belle! Raga, ma sono esagerate! Ma scusami, le puoi indossare? Nel senso, la prima volta che piove e vado nel fango con queste mi taglio i piedi. Ammazzo! Due cose mi ha detto. Puoi mettere in lavatrice e farci quello che vuoi. Altra cosa, nessun mio cliente mi ha indossato le scarpe che gli ho fatto. Di solito le metto tutte in teca, che sono belle da vedere. I dettagli sono fottuti! Con tutti i simboli dei villaggi! Male, male. Io ho chiesto un 17 qua dietro. Farò ricorso. Si è rifiutato, avanti due sberle e basta. Certificato di... autenticità. Può fare il medico. Ho letto autenticità perché so che dopo certificato T di solito viene autenticità. Come può una persona che non sa scrivere fare questo? Scusate. Tanta roba comunque, tanta roba. Ragazzi, ormai siamo pezzi grossi della promozione di aspirapolveri di ultima generazione. Tradotto, siamo diventati mondial casa. Xiaomi, oltre allo spazzolino, ci ha mandato anche un altro robot aspirapolvere. Prendete e mematene tutti. Cosa avrà in più questo rispetto a quello di prima? Lo scopriremo. Questo è il Roid Me Robot Vacuum and Mop Cleaner. Ma come? Niente X-Pro, Elite, Supreme? Quanto pare Roid Me è il rank massimo. E questa è la sua base di ricarica e raccoglitore di polvere. Peculiarità del Roid Me è che è autosterilizzante e autosvuotante. Tradotto? Tutto ciò che lui aspira lo uccide. Batteri, parassiti, microbi. Parassiti? No, non puoi usarlo su di me. Proviamo se funziona su di questo te. Questo lo dici tu. E ha un sistema deodorante per i cattivi odori. Quindi questa apposta per te, germofobico, tutto tuo. Guardati, noleggiato. Eh sì, perché può superare ostacoli fino a 2 centimetri. Ah.
Quindi non c'è manco più la scusa del no, sai, non ho fatto i compiti di matematica perché l'aspirapolvere mi ha aspirato il libro e... Lui risolve fino a 4 gradi di equazione solo passandoci sopra. Sì. Libro d'estate di matematica, boom, saggio breve, boom. Poco ma sicuro ve li migliora. Beh, ci vuole tanto. Ci vuol poco. E questa è la stazione con 3 litri di capacità equivalenti a 30 bidoni della polvere. I rifiuti li immagazzina per 60 giorni, dopodiché è il caso di svuotarlo. Non preoccupatevi, il Roid V ve lo ricorderà. Non avete scuse per non svuotarlo, perché per i sordi ve lo scrive sul display LED, per i ciechi ve lo dice a voce, per gli svogliati c'è pure la notifica sull'app, a ripetizione proprio. Ah, fantastico! Vieni qui! E niente, lui ha preso a pulire il tavolo. Era un po' che non lo pulivamo il tavolo. Vabbè, test del tavolo superato. Ok, questo era Roid Me, se vi interessa, link in descrizione. A quanto pare, la mia fama si è diffusa in tutto il web dopo aver trovato l'entai holo da Federic. L'entai? L'entai holo, magari ho citato un entai holo. Vabbè, dicevamo, mi hanno contattato delle persone su Instagram, tra cui pure Carta in 3D. Lo conosci? No. No, io lo conoscevo già, infatti già lo seguivo, perché a Black Geek aveva fatto tipo in 3D le 3 divinità egizie di Yu-Gi-Oh! In che senso in 3D? Ah, sì, non sai cosa faccia effettivamente. Giovanni ha la capacità incredibile di essere comprensibile a chiunque. Carte in 3D è un nickname super comprensibile, se non lo capisci il problema non è mio. Mi ha regalato... Della paglia? Della paglia, comodissima per il presepe. Qui ci mettiamo l'asinello, qui la Madonna e qui il maiale. Come? No, era il bue l'asinello. Ah, non il maiale l'asinello, no. Beato animale. Beh, interessante questo packaging livello panetti di droga. Ah, questa non c'entra. Questi qui sono gli adesivi che fa lui che ha messo in... Sono adesivi, sì. In omaggio. Sì, sì. Beh, sì, un Black Lotus Alpha, fidati che probabilmente non me lo mette in omaggio. E questa è tipo la carta che mi ha fatto lui. Capito il perché del 3D? Quante carte ci vogliono per... Penso una decina. Penso a farlo con un Charizard holo del set base. Ragazzi, voi potete commissionargli tutte le carte che volete. Se per fare Charizard holo in 3D ne servono 10 copie, costerà un po' a voi la commissione. Infatti io ho preso queste qui nuove giapponesi. Che immagino non costino un cazzo. L'altra che mi ha fatto è l'equivalente Umbreon V, sempre di Viros, giapponese. Sono le mie due carte preferite di questa espansione, che non costano 800 euro. Carte in 3D su Instagram. Prossimo pacco. Questo so cos'è. Oh sì. Ora vi spiego. Vi ricordate il nostro LED? Quello che abbiamo pagato 300 euro e non era corretto? In nostro soccorso è arrivato Lorenzo, che crea neon personalizzati artigianalmente su Instagram Lore3Design. Ok, col fondo nero che volevamo, da noi espressamente richiesto più volte anche in altri ordini. Proviamo subito, direi. Io rimango qui a controllare che vada tutto bene, classico tuo. Molto figo. Tra l'altro è pure dimerabile. C'ha i comandi touchscreen. Che cosa non ha un bottone? Guarda, ci passa il dito davanti, si accende e si spegne. È come le luci dei bagni negli autogrill che entri e si accendono da sole. Però più tengo premuto, più vedi come cambia il dimmer. Ah. Mollo qua e sta al massimo. Però se lo voglio al minimo, posso anche... Ecco, così tipo sarebbe il minimo. Così è figo. Così è figo. Così è molto molto figo. Considera che quell'altro abbiamo pagato 300 euro e ci fa schifo. Questo abbiamo pagato... Zero! Zero! Ah, sì che siate delle soddisfazioni! Se volete anche voi LED personalizzati, Lore3Design su Instagram. Grazie mille. Siamo passati ad unboxing completamente scroccati dalle aziende. Sì. A unboxing completamente scroccati dalle tasche dei nostri fan. Mi piace. Se volete mandarci qualsiasi cosa... E siete artigiani professionisti? Contattateci sulla mail. Ciao, so fare questo, lo faccio così, vi interessa? Fin tanto che è gratis, la risposta sarà sempre sì. Razer, tramite i nostri nuovi agganci con Evox... cileno, ci ha procurato delle periferiche per i nostri nuovi computer che faremo qua in ufficio, cominciando dalle cuffie. Qua abbiamo delle cuffie wireless, le Kaira Pro. Sembrano un botto comode. Ok, sono veramente un botto comode.
isolano forse un po' troppo per i miei gusti. Microfonino staccabile, perfetto, perché noi abbiamo i nostri, quindi questi non li useremo mai. Però se vuoi insultare su Pro Club quello che sta giocando contro di te, lo attacchi, gli dici due cose. Se vuoi farti bannare nei videogames, attacca il microfono alle cuffie. Questo è un mouse, il Viper 8K Hz. Due tastiere. Ah, oh, le prese silenziose. Una silenziosa e una rumorosa. Perché? Perché a me piacciono rumorose. Giova, saremmo nella stessa stanza a registrare. Userò il pad. Ah, l'ornata V2, quella che ho pure a casa. È un po' diversa da quella che hai tu, o sbaglio? Eh sì, perché è la V2. Ok, noi abbiamo la V1. E la Black Widow V3 e io ho la V2 probabilmente. Update. Ma sicura devo usarla qui questa? Questa è una porta a casa, col cazzo che lascio qui in ufficio. Anche io questa volevo portarla a casa. Ah, a posto. Facciamo un sound check. Questo è un mitragliatore. Perché è pesa così? Per queste mi aumentano il win rate su LOL. No, queste aumentano il lavoro che dobbiamo fare in post-produzione per l'audio. Sentite la differenza. L'ornata è 20 volte meglio. Team Ornata o Team Black Widow? Siccome ci metto, fai la lista di quello che vuoi, io ho fatto la lista di quello che volevo. Ho dimenticato i tappettini, però vabbè. Sei un fenomeno. Ah, sai perché li ho dimenticati? Perché abbiamo i nostri. Perché abbiamo i nostri. Guarda cosa ti regalo. Non sto capendo. Razer Wolverine? È un pad che possiamo usare... Per le gare di GTA. Per le gare di GTA. Questo non lo daremmo mai a SCAD. Guarda che figata. Puoi stoppare la corsa dei grilletti con questi comandi qua. Quanto è lungo il cavo? Sì. Ah, perfetto. Saranno 3 metri di cavo. Pensi sia finito? Non è finito! Ho chiesto anche questi due. Delle cuffie auricolari wireless da usare quando vogliamo fare video reaction e averne due per ciascuno. Sono le Razer Hammerhead. Tutti i prodotti li potete trovare sul sito di Razer, che sta ovviamente in descrizione. Così ci è arrivato questo pacco? No, dovevo controllarlo. Ah, dovevi controllarlo. Ragazzi, non posso tenere 2 settimane il nostro official merchandising chiuso in un pacco. Devo controllarlo. Ah, ci sono arrivate le cover. Ma che figata il packaging. Che bello. Le classiche sacche per le scarpe da palestra. Io questo qui lo usavo per andare al lago. Ci metti l'asciugamano e 2 robe impermeabili. Tappettino targato ai noob XL. Questa è la dimensione, se volete capire. Potete farci pranzo, colazione, cena, pranzo di Natale. O usarlo per mouse e tastiera. E questo è lo zainetto. Molti non capivano la dimensione. È questa. È questa. È un zainetto piccolo. Non è pensato per andare a scuola. Probabilmente arriveranno anche quelli. Ma per adesso, zaini da mare, rimaniamo a tema estivo. Proviamo le cover. Proviamo le cover. Era già aperta, giovane. Io le ho già provate. Bello. Le abbiamo fatte in entrambi i colori in base al back del vostro telefono, visto che sono trasparenti. Tutto ciò, ragazzi, è disponibile sull'iNube Store. Qui invece che abbiamo? Dobbiamo provo farlo. La concorrenza. Rosa. È salmone. Scusami. Viola. No, è lilla. È il merchandising di Totta. Usti. Una M che fa XL. Quei colori pastellati. Ma Totta fa le cose un po' di tendenza. Oversize. I beast. For legal reason it's a joke. Si scherza. Tradotto si sghe. Come fa a essere una S negli Stati Uniti? Sono più grassi negli Stati Uniti. Porca troia. E questo era l'ultimo pacco per oggi. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Perché compri la tastiera rumorosa? Ti fa schifo quella silenziosa? Ti fa schifo questa? Mi aumentano il win rate. Fanno solo clac 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 clac, non fanno niente. 51 e 55% di win rate. Tua madre.